Ciao a tutti, ci troviamo a Dosso Corpaglione e da qui parte il nostro sentiero trekking che ci porterà a visitare il bivacco invernale degli alpini della Montesuello, intitolato a Peppino Granata. Adesso noi, arrivati qua al Dosso, da qui sono i nuovi sentieri che si può andare a Valvestino, da qui Dosso Tre Termini, che vi ho spiegato quelle cose della Grande Guerra, qua sopra vi ho spiegato la cosa della guerra, noi scendiamo da qua e andiamo all'assalto del bivacco invernale di Peppino Granata. Vi racconteremo durante il viaggio soprattutto anche la storia del rifugio ricostruito dall'ESAP e soprattutto dagli alpini della Montesuello, e racconteremo la storia là e una leggenda che soprattutto là è nata negli anni. Ciao a tutti ragazzi, andiamo all'assalto del Dosso Corpaglione. Questo è il laghetto della partenza. Siamo in questo fantastico bosco lungo la mulattiera, la vecchia mulattiera che univa il Dosso Tre Termini, zona bresciana, a Toscolano, evitando la Valvestina. Qui vi erano carbonai, una volta quel bosco qua era pieno, piazzole di carbonai, vi erano contrabbandieri, vi erano amanti del bosco, vi erano tutta la gente che vi era nel bosco. Ora è un semplice sentiero dove noi passiamo per arrivare in questo punto al bivacco di Campei de Sima, ma una volta qua c'era il carbone, qui la gente era animata, serviva tutto, c'erano i pascoli, c'era qualsiasi cosa che la montagna dava, perché la montagna era la natura, era vita. E adesso abbiamo perso un po' questo piccolo coso, ma noi andiamo verso il nostro Campei de Sima, il nostro bivacco meta di oggi. Uno splendido scorcio della diga di Valvestino, esattamente del ramo dove lì si dipama la leggenda che vi ho raccontato del Quel Santo e dell'antica chiesa sconsacrata, nonché di altre leggende che vi ho raccontato lì, delle battaglie che vi erano tra i vari briganti, Beatrice e tutti gli altri. Adesso andiamo avanti e vi accompagnerò fino al bellissimo bivacco di Campei de Sima. Una bella cascata che si incontra durante il cammino, e questa cascata e di questo fiumicello ne parleremo con una leggenda apposita qui, che venivano a prendere l'acqua di questo coso, di questo fiumicello, che infatti quest'acqua del fiumicello alimenta anche il ramo della Valle di Vesta, della Valvestino, e lì vi erano tantissime leggende, tantissime storie, da quel santo a quelle che vi ho detto prima. Ciao, riproseguiamo il percorso. E con l'annuncio di questi bellissimi faggi stiamo arrivando praticamente a Campei de Sima, il nostro bivacco meta di oggi. Che spettacolo questi faggi. E adesso arriveremo a Campei de Sima. Ed ecco voi l'arrivo a Campei de Sima. Dal lago d'Idro a Campei de Sima. Giornata partita uggiosa, sembra bellissima. Dall'inizio di questo video è Dosso Corpaglione, più o meno prendo il calcolo di 2 orette. E niente, questo è il fantastico rifugio degli alpini, Montesuello, di cui orgoglio faccio parte. Qua davanti noi abbiamo il pizzoccolo, questa è la chiesetta, e da qui faremo vedere tutto in un bel video. Però noi siamo riusciti ad arrivare fino a qua. Oh yeah!